alcuni di voi i distretti e le aree vaste, che sono poi alla fine delle strategie di sviluppo del territorio. Su questo però c'è un intervento di una ragazza del master che vorrebbe fare una domanda nel specifico. Signore, ha nominato i distretti e ha detto che il settore industriale salentino in particolare è basato in parte sui distretti e sicuramente il TAC è stato determinante nell'ultimo periodo. La crisi che ha interessato il sistema industriale globale ha avuto dei riflessi notevoli anche sui distretti. La domanda è: continuiamo a lavorare sui distretti industriali oppure guardiamo ad altre forme di aggregazione? O meglio, ridimensioniamo i distretti industriali? Non vorrei darvi la brutta notizia, ma in Puglia i distretti industriali non esistono, nel senso che una legge del 92, la 317, in Puglia non è stata mai applicata. Quello che è stato fatto in questa legislatura è di fare una norma, una legge, sui distretti produttivi, che è altra cosa del distretto industriale, perché mentre il distretto industriale si è configurato soprattutto dal punto di vista territoriale, qui Casarano 10 anni fa poteva essere un distretto della scarpa, il distretto produttivo si vuole un altro obiettivo, che è quello di costruire la filiera. Per cui una serie di aziende possono stare da Casarano a Candela, che è l'ultimo comune della Puglia, e anche con qualche partenariato con altre aziende esterne alla nostra regione, per costruire appunto un ragionamento di filiera, dove a quel punto non conta più la territorialità, d'altronde la tecnologia, l'informatica, insomma, ha ridotto di molto il peso della territorialità, insomma, diventa un fatto, non dico marginale, ma sicuramente meno importante rispetto a quanto lo fosse prima. Allora, questi sono i distretti produttivi che si sono costituiti, ma non sono ancora pienamente operativi, e che sono alcune diverse. Adesso io me ne rendo conto, penso di avermi citato una decina, ma il distretto del Mobile, il distretto della Leccanica. Cosa è successo? Che le imprese che operano in questo settore hanno presentato la loro, diciamo, il loro interesse a partecipare a questi distretti produttivi. Per fare cosa? Adesso la partita torna sui fondi europei. Noi i prossimi anni saranno gli anni di spesa effettiva dei fondi comunitari, e quindi le opportunità che verranno da quei fondi, potrebbero essere gli ultimi, saranno destinate non solo alla singola impresa, ma anche a questi distretti produttivi che possono raccogliere. Naturalmente lo spartiacque ai fini sempre del possibile finanziamento rimarrà, io penso, quello dell'innovazione, della ricerca, quindi di creare sistemi produttivi che siano nelle condizioni di reggere le sfide del mercato. Secondo me è una delle strade più importanti per rilanciare l'economia del nostro territorio. Voi sapete bene che gli distretti riescono a creare economie interne ed esterne agli stretti. Noi in Puglia, fondamentalmente sulla carta, e devo dire soltanto sulla carta, teoricamente dovremmo avere 15 distretti produttivi, così come dicevamo. Di questi 15 distretti, fondamentalmente, se ne sono stati messi in campo soltanto 3. Quali sono stati i distretti che hanno avuto un'evoluzione interessante? Sono stati i distretti dove le aziende, il numero delle aziende è minore. E quindi il dialogo tra istituzioni e il mondo imprenditoriale è stato più semplice. Dove il numero delle aziende, il numero dei soggetti, diciamo, terzi è maggiore, lì sostanzialmente i distretti sono rimasti sulla carta. Perché? Perché non si è avuta la capacità di sviluppare quelle sinergie tra pubblico e privato, tra istituzioni, università e quant'altro, per creare quel dialogo e per poter creare quell'insieme di sinergie che possono dar vita ad un distretto. Mi dite voi come fa un distretto, tranne i 2 o 3 che sono stati attivati, come fa un distretto a poter iniziare la propria capacità di sviluppare sinergie se non ha risorse finanziarie collegate alla programmazione economica? Quindi è evidente che un maggiore coerenza rispetto alla programmazione economica e rispetto alla politica dei distretti, alla politica produttiva, penso che sia necessario, opportuno e non più procrastinabile.
prima ancora dello strumento occorre individuare l'obiettivo. L'obiettivo è quello di dare, di valorizzare le tendenze economiche, le risorse, le peculiarità del nostro territorio. Le peculiarità naturali, a mio modo di vedere, sono quelle dell'industria del genere, sono quelle dell'agricoltura, sono quelle e quella del turismo e quella della piccola impresa, che puntino sulla qualità. Oggi per competere nel mercato globale, per riuscire ad essere competitivi con altre parti del mondo che riescono a produrre a costi assolutamente inferiori ai nostri, occorre dare qualcosa in più. E quale dare qualcosa in più può essere la tecnologia, può essere la qualità e può essere l'innovazione. Tutti gli argomenti che vi tirano fuori però sono indissolubilmente legati al tema dei fondi, delle basi economiche sulle quali sviluppare, sulle quali far partire nuovi progetti. Io so che dal pubblico c'è un intervento. Il Trattato di Lisbona attribuisce all'istituzione dell'Unione Europea un ruolo minimo in vista di intervento in ambito economico e sociale. Per far fronte alla competizione globale, sarebbe possibile e conveniente adottare strategie di sviluppo sostenibile che puntino all'autosufficienza della regione, dapprima sul piano energetico e alimentare, affinché si crei un clima di sicurezza e maggior senso civico. Noi purtroppo oggi siamo vincolati degli insediamenti energetici che sono legati al carbonio. Effettivamente uno degli obiettivi della regione, per questo quando parliamo di energia parliamo anche non solamente di competenze regionali ma anche di competenze nazionali. Questa è una delle ragioni anche per le quali il governo nazionale ha impugnato una legge sul nucleare. Credo che la spunta epocale di questa regione sia quella di proseguire la strada per la strada delle energie rinnovabili, però cosa verranno anche previste nel piano energetico regionale a riduzione dell'energia prodotta con i fossili. È evidente che quello che accaduto a Cerano non ce lo possiamo permettere, non possiamo andare avanti in questo modo, dobbiamo per forza dare un taglio importante a questo tipo di programmazione. La regione Puglia è una regione che produce molta più energia di quanto ne consuma. Quindi noi non abbiamo la necessità di attivare procedimenti per poter arrivare ad un'autosufficienza energetica. Evidentemente però abbiamo la necessità di trasformare quello che oggi viene prodotto con la centrale di Cerano e con le altre centrali che evidentemente lavorano su questo. Io in tema energetico ritengo che su questo noi dobbiamo fare una grande battaglia territoriale e non solo territoriale. Noi come regione esportiamo la proposta come l'88% dell'energia che produciamo. Certo, questa percentuale così alta è dovuta soprattutto a Cerano, che è una delle importanti centrali d'Europa, possiamo dire. Energie alternative. La nostra posizione, parlo qui per la mia parte politica, è che le energie alternative devono essere sostituite e non aggiuntive a quelle fossili. Cioè, man mano che si producono megawatt di energie da fonti rinnovabili, bisogna sottrarre parimenti megawatt dall'energia prodotta dal carbone o da altre fonti inquinanti.